9 risultati utili consecutivi e la possibilità a Carpi di andare in doppia cifra. Il Campobasso non ha alcuna intenzione di fermarsi e in Emilia-Romagna andrà con il coltello tra i denti. Mister Braia non si fida degli avversari, reduci da 2 vittorie consecutive ancora imbattuti tra le mura amiche, una squadra che gioca a memoria, dice durante la conferenza stampa pre-match andata in scena questa mattina al Molinari. E ti posso dire che in base alle partite che abbiamo visto noi, giocano a memoria, giocano veramente bene, fanno rotazioni, in casa sono battuti, e fanno rotazioni continue in mezzo al campo, hanno delle idee, si vede la mano della persona che li allena, perciò noi dobbiamo andare là con le antenne belle dritte, perché sennò ci lasciamo le penne, perciò dobbiamo fare una grande partita se vogliamo raccattare qualcosa. Se scendiamo di livello contro quella squadra ne buschiamo, anche per il campo, anche per l'ambiente stesso. Squadra al completo, tra i convocati ci sarà anche Baldassin. Braia dice che il Campobasso non cambierà il suo stile, il suo atteggiamento tattico, piuttosto potrebbe cambiare qualche elemento nell'undici iniziale. Non credo andare là e cambiare grandi cose, io non credo, posso cambiare qualche uomo, però grandi linee... L'idea di base rimane quella, poi ci possono essere accorgimenti, ci possono essere uscite, quello è un altro discorso, è inutile stare qui a parlare, a fare. Io rispetto molto il Carpi e voglio una grande partita da ragazzi. A seguito della squadra che raggiungerà Carpi in treno, grazie alla società, aggiunge Braia, eviteremo di stare in pullman tante ore, non meno di 400 tifosi. E proprio ai tifosi Braia si rivolge in apertura di conferenza stampa. Nessun volo pindarico, ma piedi ben saldi a terra. La squadra può crescere ancora, spiega l'allenatore, ma se parliamo di vittoria del torneo, illudiamo la gente e a me questo gioco non piace. Secondo me questa è una squadra che può fare il percorso che ci siamo sempre detti. È una squadra che ha dei valori, è una squadra secondo me forte per la categoria. Però se potevo leggere che qui si pensa a vincere il campionato, allora onestamente secondo me non abbiamo capito veramente niente. Perché non puoi mettere una croce così grande addosso a dei ragazzi che stanno facendo tutto e di più per cercare di dare soddisfazione all'ambiente.